Oggi iniziamo alcuni esercizi formato da n pari a 2,0, 2 per 10 alla 22 molecole. La pressione interna del gas è 5,0, 5 per 10 alla 4 pascal. Il volume V vale 3,38 per 10 alla meno 3 metri cubi. Domanda, calcola, quindi ripeto, il cubo nel V, lato L, dentro ci sono e in molecole di gas perfetto. Dice calcola per esempio qual è la forza esercitata su ciascuna parete a causa della presenza del gas, la forza dall'interno sul gas, con cui il gas preme su ciascuna parete, se ho capito bene. In realtà mi chiede sulla base del forno, ok? Suggerimenti? Cosa fareste? Allora, ti dà, l'esercizio dice, hai un gas che è contenuto in un cubo e ti dice quante molecole contiene il gas, qual è la pressione interna del gas e il suo volume. Ti dice qual è la forza esercitata dal gas sulla parete base del forno, cioè del contenitore cubico. Quanti newton? Certo, la forza possiamo calcolarla come pressione per superficie, che è L alla seconda, se è L il lato del cubo. La pressione ce l'abbiamo, ma L no. Come troviamo L? Avendo il volume. L è la radice cubica di V. Quindi radice cubica di 3 38 per 10 alla meno 3 il cubo. Vediamo, invochiamo la luce dell'elettronica. Allora, 3.38 per 10 alla meno 3 è un millesimo. Se ho fatto i calcoli giusti, 0,1515 cm. Qualcuno ha fatto il calcolo? Non hai fatto il calcolo. Ok, grazie. Quindi il lato
del nostro cubo misura 15 cm, per cui la forza sarà uguale alla pressione interna del gas sotto Pascal per l'area della superficie, ok? Quindi 5,5 per 10 alla 4 Pascal, 5,05 per 10 alla 4 il Pascal è Newton sul metro quadro, per l'area che è 0,15 metri alla seconda. Ovviamente vedete, metro quadrato più metro quadrato semplifico, otteniamo una forza. Il calcolo, questo al quadrato, per 5,05 per 10 alla 4 viene, dove ho messo la penna, 1135,12 una tensione scientifica 1,1 per 10 alla 3. Ok? Qui è banale, basta ricordarsi la definizione di pressione, forza di superficie. Altra domanda, sempre stesso esercizio. Qual è l'energia cinetica media delle molecole del gas? Anche qui la risposta la trovo. Poi ci sono due strade, diciamo quella più semplice, la otteniamo ricordando la teoria cinetica, cioè il prodotto pressione per volume uguale, come l'avevo scritto, 2/3 e in due volte numero di particelle per energia cinetica. No, purtroppo. Per energia cinetica media. La pressione ce l'ho, il volume ce l'ho, N ce l'ho. Quindi inverto questa relazione. Inverto quella relazione e ottengo che l'energia cinetica media vale 3 fratto 2 per P per V diviso il numero di particelle. Per cui 3 mezzi è 1,5 per la pressione 5,05 per 10 alla 4 newton sul metro quadro, il volume 3,38 per 10 alla meno 3 metri cubi e N2,02 per 10 alla 22, se non ricordo male, sì, molecole. Allora, al solito facciamo prima i coefficienti e dopo le potenze di 10 e viene 1,5 per 5,05 per 3,38 diviso 2,02. Coefficiente è 12,675 per 10 alla 4 per 10 alla meno 3 fa 10 alla 1 diviso 10 alla 22 fa 10 alla meno 21. Siccome qui ho 12
che il coefficiente deve essere tra 1 e 10, lo scrivo sotto, se tanto cominciate a leggere lo stesso, quindi è 1,28, diciamo, due decimali sono sufficienti, per 10 alla meno 20. Energia cinetica media per particelle. Tutto chiaro? Poi chiede, questo è facile, qual è l'energia cinetica totale delle molecole di gas. Questa è la media, è tutto chiaro? Qual è l'energia cinetica totale? Come la calcolereste? Sì, è una possibilità in modo più semplice. La media per il numero delle particelle. L'energia cinetica appena calcolata per n. Questa se il gas è monoatomico e anche l'energia interna. Se il gas è ideale monoatomico, questa è anche l'energia interna. Quindi, quello che abbiamo trovato, 1,28 per 10 alla meno 20 joule per 2,02 per 10 alla 22. Quindi, ho messo la calcolatrice, sarà circa 2,6, 1,28 per 2,02, 2,59 per 10 alla 2. Se no potevo prego? No, la licenza di media è già un e basta. Questo sono, è un numero, le n è un numero puro, cioè quante molecole, quante particelle, non è un numero di moli. Che cos'altro? Ah. Poi chiedeva sull'ultima domanda la temperatura del gas. Come calcolereste la temperatura del gas? Avete almeno tre modi per farlo, mi pare, due sicuro. Quello è uno, cioè l'energia cinetica media è uguale a 3 mezzi la costante di Boltzmann per la temperatura, oppure l'equazione di stato. È questione di gusti, sono equivalenti. Quale preferite? Diciamo che qui non c'è la n, avete un dato di meno, c'è un numero di meno, usiamo la prima, quindi cambiamo pagina. La temperatura ovviamente in Kelvin è data da energia cinetica media fratto 3 mezzi per la costante di Boltzmann. Ricordo che la costante di Boltzmann vale 1,381 per 10 alla meno 23 joule su Kelvin. Il nostro valore dell'energia cinetica media era, vediamo se lo ritrovo, 1,28 in 10 alla meno 20
fratto 3 mezzi 1.5 per KB 1.381 10 alla meno 23 Joule su K. Joule e Joule si semplifica, rimane K e viene 1.28 diviso 1.5 diviso 1.381 0,6 6178, anzi, per 10 alla meno 20 diviso 10 alla meno 23 fa 10 alla 3, quindi K, quindi 618 Kelvin, circa 620, la 612 barrel del rotondamento. Ok, esercizio ricco, tanto domani. Andare avanti, giro pagina. Una molecola di ossigeno ha una massa di, era atomico molecolare, non lo ricordo, quindi lo dice, ha una massa di 5,31 per 10 alla meno 26 kg. Ok? La velocità quadratica media delle sue molecole è di 10 alla 3 metri al secondo. Qual è la temperatura dell'ossigeno? Temperatura qui basta utilizzare la relazione tra energia cinetica media che usa l'RMS e la temperatura. Energia cinetica media, cioè un metro della massa di ogni singola particella, molecola o atomo che sia, di RMS al quadrato, vale 3 mezzi costante di Boltzmann per temperatura. Da cui troviamo la temperatura. Ok? Quindi inverto questa formula, risolvo rispetto a T, moltiplico per 2, divido per 3K. Tutto chiaro? La riscrivo. Un metro della massa per la velocità RMS al quadrato è uguale a 3 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura. Quindi la temperatura vale, moltiplico per 2, quindi in un mezzo di qua e di là va via, rimane mv 4 diviso 3k. Scrivo kb per non confondere con k Kelvin dei gradi, kb costante di Boltzmann. Per cui abbiamo M 531 10 alla meno 26 kg. La velocità 10 alla 3 metri al secondo al quadrato diviso 3 per 1,381 10 alla meno 23 Joule su Kelvin e basta. Otteniamo
Allora, 5,31 diviso 3 e 1,381, 1,28, coefficiente 1,28, la potenza di 10, 10 alla meno 26 diviso 10 alla meno 23 fa 10 alla meno 3. Meno 26 meno meno 23 fa meno 3, ma qui ho un 10 alla 6, perché 3 per 2 è 6, 10 alla 6, 10 alla meno 3 fa 10 alla 3, quindi viene 1,28 in 10 alla 3. Kelvin. È caldo il gas. Esercizio. Gas monoatomico perfetto che si trova a temperatura ambiente T1 di 20 gradi centigradi e subisce una trasformazione a volume costante, cioè isopora, e arriva a una temperatura finale T2 pari a dalla pressione, quindi la pressione iniziale T1 è 4,04 per 10 alla 5 pascal, 4 atmosfere, e a volume costante il gas si trasforma, viene scaldato, arriva una pressione P2 pari a 6,06 per 10 alla 5 pascal. Ricordate, abbiamo già visto il concetto di trasformazione di isopora, se ho il piano pressione volume, la pressione cambia a volume costante, questo è lo stato 1, questo è lo stato 2. Il gas viene scaldato, ma il volume è rimasto e viene lasciato costante. La domanda è la seguente: qual è il rapporto tra le velocità quadratiche medie nello stato iniziale e finale? Prima della trasformazione è 1, dopo la trasformazione è 2. Ok? A volume costante il gas viene scaldato, quindi aumenta la pressione. Aumenta la pressione e aumenta la temperatura. Ok? Che relazione c'è tra le tre? Beh, come sono legate pressione, volume e temperatura in qualsiasi stato? Di qualsiasi stato stiamo parlando, dall'equazione di stato. V è uguale a nkt. Se V è costante, allora pressione e temperatura sono direttamente proporzionali. Quindi la pressione nello stato 2 fratto la pressione nello stato 1 è allo stesso rapporto delle temperature. Perché il volume è costante.
ma la temperatura è legata alla velocità quadratica media. Come? Beh, ricordate che mezzo è in P. Quindi la velocità quadratica media è uguale alla radice quadrata di 3 volte kbt diviso la massa della particella. Quindi la velocità va come la radice della temperatura. Qui dentro non c'è nient'altro, conta solo T. Ok? Quindi il rapporto tra le due velocità nello stato finale iniziale sarà proporzionale, cioè uguale, alla radice del rapporto delle temperature. Se faccio il rapporto, tutto il resto, tutto ciò che non è T si cancella, si semplifica e sono le stesse. V è proporzionale alla radice di T, ma il rapporto delle temperature è il rapporto delle pressioni, se il volume è costante. Quindi questo vale la radice di P2 su P1, cioè 6,06 10 alla 5 Pascal diviso 4,04 10 alla 5 Pascal. Quindi il rapporto delle velocità quadratiche medie dello stato finale e iniziale vale la radice di 6,06 10 alla 5 Pascal 4,04, cioè circa 1,22, cioè le velocità in base al riscaldamento del gas sono cambiate di circa il 20%, 22%. Sono aumentate. Oppure, se preferite, quello iniziale diviso quello finale è 1,22, sarà 0,8, 0,82. Quindi quelle iniziali sono di circa il 20% più piccole di quelle finali. Attenzione, questa relazione, questa vale in base alla teoria cinetica, qualunque gas la rispetta, questa solo per il fatto che la trasformazione è isocora. Ok? Perché il volume è costante, quindi pressione e temperatura sono proporzionali. Mono atomico.
ideale. Qui l'energia interna U è data dall'energia cinetica totale, cioè è n volte il valore medio, cioè 3 mezzi n kb t. N ce l'abbiamo, k è una costante, t ce l'abbiamo, e ce l'ho fatto. Ok? Quindi semplicemente moltiplico 3 mezzi è 1.5 per n 6,02 dice la 23 k 1,381 10 alla meno 23 joule su k per 290 k. Tengo 1.5 per 6.02 per 290 e viene 2,6 10 alla 3 joule. Domanda che aggiungo io: se il gas fosse stato biatomico, quale sarebbe stata l'energia interna? Non 3 mezzi, in questa relazione non c'è qui 3 mezzi ma c'è 5 mezzi, quindi è 5 terzi della precedente, cioè 5 mezzi n kb t, quindi 5 terzi di questa 3.6 per 5 diviso 3 viene 6 circa. In queste condizioni, che se il gas è biatomico, questa parte di energia che sta anche qua dentro, che cosa rappresenta? E questi 6, okay, questi che sono i 3 mezzi NKT, che cosa rappresentano? Non una forza, ma un'energia, attenzione, parliamo sempre di joule. L'energia interna, se è biatomico, d'accordo, è 5 mezzi n k, e i 3 mezzi che sono anche là dentro. Sono domande difficili. Se il gas è biatomico, i gradi di libertà sono 5, d'accordo, okay? Quindi l'energia interna è tutta questa grandezza, ma dentro questi 5 mezzi n k, se io mi calcolo i 3 mezzi di NKT, cioè di questi 6 in 10 alla 3 joule prendo i 3,6 di prima, questa energia qui non è più energia interna, ma cosa rappresenta quella fetta di energia? Se fosse monoatomico, questa sarebbe tutta l'energia. Okay. Se è biatomico ce n'è di più, ma quella di prima cosa rappresenta? Quella associata a 3 gradi di libertà. Rappresenta l'energia legata al moto traslazionale, al moto globale della molecola. Se è biatomico, sono due atomi lì vincolati,
I tre mezzi sono l'energia legata al centro di massa, cioè alla molecola in toto. Gli altri due mezzi, per arrivare ai cinque, sono legati alle rotazioni della molecola nel sistema dove il centro di massa è fermo. È molto rotazionale. I tre mezzi sono invece quelli legati all'energia cinetica media di traslazione. Ok, quanto tempo ci rimane? Ah, non riusciamo a fare ancora un po'. E il gas C, dove la massa di ciascuna particella, molecola, se preferite, o atomo, di A, è più piccola di B, che è più piccola di C. C è più massiccio, A è meno massiccio. Che relazione c'è tra le loro velocità, tra le loro temperature? E tra le loro velocità. Se le masse sono in ordine da A a C, in ordine crescente, le temperature all'equilibrio sono in contatto termico, e il gas è all'equilibrio. Le temperature sono identiche. Tutti e tre i gas, essendo in equilibrio termico, sono alla stessa temperatura. O se non lo sono, lo diventano a breve, e si scambiano energie in modo tale che raggiungano l'equilibrio. E le velocità? Le velocità invece sono diverse, perché se la temperatura è la stessa, poiché T è legata all'energia cinetica media, cioè il prodotto tra massa e velocità al quadrato, la specie più massiccia sarà quella più veloce o quella più lenta? È la più lenta, perché m per v quadro è lo stesso, quindi avrò VA è maggiore di VB, che è maggiore di VC. Quindi l'ordinamento delle velocità è inverso a quello delle masse. A parità, certo, attenzione alla condizione essenziale che il gas è in equilibrio, delle tre specie sono in equilibrio. Ok? Anche le pressioni sono le stesse. La pressione dovuta al gas A sarà la stessa di quella dovuta al gas B. I tre gas condividono temperatura e anche il volume, occupano lo stesso volume. Ma la pressione è la stessa? No, dipenderà da cosa? Ma V ed M sono tutti qua dentro, tutti in T. Le temperature sono identiche.
le pressioni non sono identiche perché dipende dall'abbondanza del tipo di specie molecolare. E se i gas hanno la stessa temperatura e sono presenti con la stessa abbondanza, anche le pressioni parziali, cioè dovute a quel gas o a quell'altro, sono le stesse, altrimenti sono proporzionali a quante molecole di quel gas sono presenti nel volume. Per oggi va bene.